l'assessore del bilancio del Consiglio regionale del Lazio si è portata avanti un'azione di nuovo sul finanziamento della legge sul recupero dei centri storici che non veniva finanziata. Ecco, i centri storici sono un presidio del nostro movimento culturale. Noi sappiamo bene quello che è accaduto negli anni, quello che sta accadendo ancora, cioè lo spopolamento che sta avvenendo nei centri storici, perché c'è difficoltà nel mantenere le persone ad abitare in questi contesti, c'è difficoltà a mantenere i centri storici stessi, perché non è una grande fatica, chiaramente avendo delle ristrettezze di bilancio molto importanti. Però abbiamo avuto tanti questa azione, finanziata da 14 milioni di euro, perché non la sia, 14 milioni di tutto il mondo del Lazio non sono tantissimi, è vero, è verissimo, però l'impegno che ha preso il Presidente, che prenderà il Consiglio regionale del Lazio, è quello di rifinanziarla questa legge, cioè oggi il primo step è partire con la domanda che sta dando il 26 settembre, fare una graduatoria e poi man mano trovare un tipo di fondi per poter rifinanziarla. Io l'idea già ce l'ho, perché se lo vedete bene, qualche mese fa ho sottoscritto una domanda d'intesa con il ministro Salvini per una serie di fondi, 10 milioni di euro, che servono appunto a una serie di asset, tra cui una serie di azioni poste a tutela dei comuni. Allora l'idea sarebbe spostare anche parte delle risorse, quindi non vuol dire in prima battuta non rientrare, diciamo, il finanziamento. Gli interventi saranno allora il ciclovia protocollo d'intesa con il comune di Frosinone e con il comune di Sora per il completamento delle opere di urbanizzazione. Per il comune di Frosinone è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione in area verde sotto zona di via Mediterraneo per un importo complessivo di 3.100.000 euro. Poi accordi di cantiere con i capoluoghi di provincia Frosinone compresa per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare. 6 milioni di euro ad Adel Frosinone per acquisto nuovi 15 alloggi, 6 alloggi in via La Botte nel comune di Frosinone e 9 alloggi in via Magni nel comune di Arce, e per la riqualificazione di 49 unità immobiliari nella zona degli impianti ascensori. Poi, costante attività di coordinamento con Adel Provincia di Frosinone e con le amministrazioni locali con riguardo ai lavori di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del programma Sicuro Verde e Sociale. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica quale fondo complementare al PNRR, in particolare nella provincia di Frosinone sono stati finanziati interventi sui vari nelle vie di Via del Cipresso, riqualificazione fabbricato ERP, ex EGA, Villa Santa Lucia, Pino, del Monte Castello, Sora, Amaseno, Fiorentino, Pico, Albito, Arce e Ponte Corvo. Per la tutela e il recupero dei centri storici non può che convenire il comune di Frosinone è fortemente interessato, perché sia l'amministrazione Ottaviani prima che l'amministrazione Mastrangeli oggi ha sempre avuto come maggiore priorità appunto quello dello sviluppo di un recupero dei centri storici. Un recupero di un centro storico, non è vero che circa 10 anni fa, anche più, si pensò ad un assessorato, non una deroga, ma un assessorato ad hoc che fosse soltanto per il centro storico, proprio per far capire quanto impegno ci fosse da parte dell'amministrazione. Quello che sto portando avanti è quindi il progetto di Frosinone Alta, quindi un progetto che si sviluppa e che si attua attraverso delle azioni che sono a breve, medio e lungo termine. Quelle a breve termine sono quelle che sinceramente si possono fare attraverso dei fondi comunali, ma logicamente quelle diciamo a medio e lungo termine sono quelle che avvengono attraverso dei finanziamenti. Noi siamo andati avanti perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo un comune che più di 10 anni fa scelse una strada ben più difficile con l'allora assessore alle finanze e tributi, che era l'attuale sindaco Riccardo Mastrangeli, quello di non dichiarare un dissesto finanziario ma di aderire a un piano di rientro. Un piano di rientro che, come sappiamo, porta a dei sacrifici, e quindi tutto quello che siamo riusciti a fare anche nel centro storico, soprattutto nel centro storico, è grazie a dei finanziamenti sia ministeriali che regionali. Da quando c'è Pasquale all'assessorato all'urbanistica a Roma, veramente c'è stata una spinta propulsiva assolutamente diversa rispetto al passato su quello che sono gli argomenti che interessano la nostra regione e anche la produzione del lavoro per poi produrre la realizzazione
queste progettualità. E mi fa piacere, ecco, ricordare che ci sono degli esponenti del Comitato di Golgia Costolino, che la nostra amministrazione è ripartita, non dico da zero, ma poco ci manca, ma insomma stiamo andando avanti in maniera decisa, bruciando anche quelli che sono i tempi, perché qui si parla di tempistiche lunghe, devo dire che abbiamo fatto dei passi avanti enormi. Qualche mese fa abbiamo avuto anche nulla osta da parte della ASL, e cosa insomma che ci lascia avere anche una PIL abbastanza positivo su quello che è l'evoluzione che poi seguirà l'architetto Carini, così come ha fatto finora. Ecco, voglio ricordare anche quello che è il protocollo di intesa che per noi, che abbiamo segnato con la Regione Lazio, per questi 3.100.000. Grazie Pasquale, perché è un progetto particolarmente importante, perché va a dotare di servizi una zona che era stata un po' lasciata indietro, oggetto negli anni scorsi di una forte spinta sull'urbanizzazione che è via America Latina, però che poi non era stata data i servizi. Quando abbiamo iniziato ad avere un'interlocuzione con l'assessorato all'urbanistica guidato da Pasquale Ciacciarelli, non abbiamo avuto alcun tipo di dubbio che quel quadrante, il quadrante di via America Latina, è un quadrante sul quale va dedicata molta attenzione, perché ci sono tante famiglie, ci sono tante persone, ci sono tanti cittadini che reclamano servizi, perché poi, ecco, ripeto, in precedenza sono stati costruiti palazzi, insediamenti abitativi importanti, però poi i servizi sono stati lasciati anche un po' indietro. Quindi, ecco, l'amministrazione, col privilegio di guidare, ha voluto, ecco, dedicare questi 3.100.000, che è una cifra importante, proprio per procedere a quelli che sono i servizi su quel particolare quadrante. Ho parlato prima di quella che è la rigenerazione urbana, questa che come amministrazione abbiamo portato avanti l'articolo 3 della legge 7/2017, che sta dando anche i suoi frutti, una certa effervescenza anche tra i cittadini e tra i professionisti del nostro territorio. Solo per fare brevemente un accenno per tutto quello che è stato fatto in questi anni nel centro storico, dobbiamo pensare appunto al teatro comunale Nestor, che Nestor è una riqualificazione, è un orgoglio per noi perché è un teatro di proprietà, ma un teatro tra i più grandi dell'intera regione, perché ha una capienza di 1.100 posti. Il teatro Vittoria, teatro comunale Vittoria, che è stato inaugurato qualche mese fa, è stato non soltanto riqualificato, quello che mi piace sottolineare è che è stato bonificato, perché era un immobile che aveva dell'amianto soprattutto, quindi una situazione anche pericolosa nel centro storico, e questo è stato fatto anche grazie alla compartecipazione con la Regione Lazio di un finanziamento di 666.000 euro. Quindi altri progetti come quello che ormai abbiamo aperto, siamo aperto, quello del Lago Liziano. Quello che mi piace sottolineare è anche che abbiamo preso dei fondi per quanto riguarda la doppia corsia dell'ascensore inclinato, che è fondamentale per quanto riguarda una mobilità sostenibile e soprattutto per uno sviluppo e una chiusura anche poi nel tempo del centro storico. Poi, come non parlare oggi di Piazza Durriziani, che abbiamo inaugurato, questo ancora mi piace sottolinearlo, il 23 di agosto. Non so quante amministrazioni riescono a inaugurare una piazza che ormai nella mente dei ragazzi è diventato un centro di aggregazione. Quello che fa capire l'importanza di questa piazza è che viene ormai nell'uso comune detta la piazza, andiamo in piazza, quindi un obiettivo importante è stato già raggiunto. Come non aggiungere, sempre che grazie ai finanziamenti del dissesto idrogeologico torneremo finalmente a vedere la luce di piloni che hanno rappresentato praticamente 70 anni del degrado della nostra città. Poi ci sarà l'ampliamento, no, delle mie spalle, l'ingegneria.
mercadenti del Museo Archeologico in via 20 settembre, quindi accogliamo e partecipiamo sempre l'ingegner Carini che dietro di me già sta preparando quello che sarà un progetto di riqualificazione non soltanto estetica ma soprattutto per una maggiore fruibilità e vivibilità del centro storico. Insomma, sta dando quelli che sono i frutti adesso con il 28 bis e voglio ringraziare gli uffici, in modo particolare l'ingegner Carigi e l'architetto Faricanti che hanno profuso veramente quello che è il loro migliore ingegno, la loro energia per fare in modo che questi due articoli avessero la loro evoluzione. È stato uno sforzo importante, però devo dire che la spinta sull'urbanistica, al di là di quello che è la regione con la quale abbiamo, come testimoniamo anche oggi, una grande collaborazione, deriva anche da scelte coraggiose che abbiamo fatto noi anche attraverso questi due articoli. Così come Rossella prima evidenziava questo bando dei centri storici che stiamo creando insieme. Io credo che sia uno strumento importante per procedere anche ad una riqualificazione. Come diceva prima la Presidente Savo della visione, io ritengo che per fare il sindaco bisogna avere una visione, poi si può discutere su quelli che sono gli argomenti, qui c'è la buca, qui c'è la fratta, c'è quello, quell'altro, per carità, fa parte del folklore della città, ma bisogna avere una visione strategica di quella che è la città, cioè quello che si vuole fare. E il centro storico per noi, come facevo prima un accenno di America Latina, così come il quartiere Scala, così come il quadrante di Piazzale di Mattesi, che prima è stato ricordato, su tutto il discorso della mobilità che va a intersecarsi in maniera diretta con quella che è l'urbanistica. Però questo bando del centro storico a noi serve, ci stiamo riflettendo bene, perché sul centro storico c'è un'effervescenza particolare, un'attenzione particolare da parte della nostra amministrazione. Rossella prima ricordava il Teatro Vittoria, che insomma abbiamo riaperto dopo 27 anni, adesso la piazza... Sindaco, grazie a Dino Iannalini, all'assessore Testa, per aver voluto questo momento di confronto che serve proprio, diciamo, anche a informare delle attività che la Giunta regionale e il Consiglio regionale stanno portando avanti. Ringrazio la consigliera Salvo per la presenza, con il duo viceversa che ha anche una responsabilità amministrativa qui nel Comune e quindi sa bene e conosce bene anche le difficoltà che ci sono state soprattutto nella redazione dei bilanci regionali, che abbiamo dovuto fare una serie di sacrifici perché il debito che abbiamo trovato è stato talmente grande che ci ha costretti purtroppo a alcune manovre finanziarie che hanno, diciamo, dovuto sacrificare molte volte le azioni sul territorio. Ma non vi racconto nulla di nuovo, come ho detto Simone, ricordo bene negli anni del sindacato dei volontariani la difficoltà sul rispetto, sul predispetto, il rientro, quindi conoscete bene. Però anche voi siete stati molto in gamba nel poter portare avanti delle opere pubbliche al di là dei fondi di noi che erano stati stanziati. È proprio quello che stiamo facendo in Giunta regionale del Lazio e soprattutto dopo le indicazioni che ci ha dato il Presidente Rocca, un Presidente che è molto la nostra capitale d'Italia, ma è cosciente che il Lazio è fatto di provincia. E secondo me un segnale forte anche della delega che ho assunto, la delega urbanistica, che erano penso oltre 20 anni che non ritornava nelle province del Lazio, un segnale proprio di attenzione al territorio, sulla programmazione, sulla riorganizzazione dei territori, sulla riduzione del consumo di suolo, sulla riqualificazione dei contesti degli alloggi abitativi sociali, che è un tema che, diciamo, è stato un po' accantonato negli anni, che invece stiamo cercando di rimettere in sesto. E insomma, devo dire chiaramente, se sono finanziabili
ma non ci sono a disposizione, con un po' di pazienza io sono convinto che questa misura verrà rifinanziata perché c'è grande interesse. All'Atri chiaramente di questa azione, come avete spiegato, sono 14 milioni di euro, dei momenti grandi come di inclusione che non entreranno da parte. Ecco, ad esempio, l'altra azione che ho fatto è cioè dare il 100% di fondo perduto ai comuni, perché hanno una grande difficoltà nel poter portare avanti queste iniziative, e soprattutto ho chiesto agli uffici, normalmente anche al mio collaboratore di Mario Carini, cercando poi di riportarlo anche al direttore dell'urbanistica che si è appena insediato, e cioè quello di poter limitare i SAL che chiedono i comuni senza dover effettuare il pagamento, perché la difficoltà dei comuni molte volte qual è non poter anticipare per poi avere i soldi, quindi direttamente solamente con la presentazione del SAL, perché c'è una legge che lo permette. Scusa, dei geometri e tutti coloro che sono presenti e che devo dire sono sempre vicini a noi, sono stati vicini nel convegno che abbiamo organizzato per l'articolo, adesso ne abbiamo in cantiere sul 28 bis che abbiamo partorito da qualche settimana. Questo a testimonianza che l'urbanistica è un argomento che è più che centrale nella vita della nostra città. Ringrazio l'assessore, il consigliere comunale, qui c'è anche la dottoressa Mirabella che è presidente della commissione urbanistica, c'è il consigliere Amata, presidente Sala, ma ecco, un ringraziamento particolare lo voglio fare all'assessore Ciacciarelli, che è veramente una persona, io lo dico dappertutto, un fiorire di dichiarazioni. Ieri c'è stata la visita della Aspisa e da quello che ancora non abbiamo avuto lettere, ma mi sembra che stia andando tutto bene, quindi anche lì, così come con una piazza Poliziana e anche con l'ascensore inclinato, siamo in grado di dire che possiamo rispettare quella che è una bella minaccia, così la stiamo rispettando dappertutto. E poi sul centro storico voglio dire che questo finanziamento va a inserirsi proprio in questo mosaico dove ci sono tutte queste teste, c'è il Teatro Vittoria, c'è il Museo Archeologico, c'è il Largo Poliziano, la Piazza Poliziano, ci sono i piloni, c'è il Nestor, c'è l'ascensore inclinato. C'è questa proposta che stiamo portando avanti sempre con una collaborazione molto stretta con l'assessorato urbanistica della Regione Lazio per gli studentati. Perché? Perché a fronte di questo sforzo così importante fatto dalla passata amministrazione di tenere l'Accademia di Belle Arti al centro storico e, come dicevo prima, mettere insieme tutte queste tessere di questo mosaico così importante, poi vedere che ci sono questi 1000 ragazzi che molti vengono anche dall'altra parte del pianeta, vengono da un altro continente, non trovano l'alloggio, quindi questo ci lascia pensare che dobbiamo fare uno sforzo, caro Pasquale, anche con Lazio Bispo degli altri, per andare su questo percorso così importante. D'altronde ci sono degli immobili che sono disponibili e lì dovremo ecco, fare qualche cosa in più, ecco. Però questo si inserisce, come dicevo prima, in quella che è la visione